2000 partecipanti soltanto agli appuntamenti prenotabili online, per non parlare del sold out degli eventi in programma. È stata un successo anche la 19esima edizione di Brodetto Fest, andata in scena a Fano dal 10 al 12 settembre. Tutto esaurito al Pala Brodetto, cuore dell'evento tra cooking show e degustazioni. Pubblico numerosissimo anche per il talk show sul biologico. Il premio Bianchello d'autore e i laboratori di Argonauta e Casa Archilei. Prese d'assalto poi le prenotazioni per le due uscite con la Brodetto Boat, le attività di Brodetto & Kids e grande successo anche per Pizza Bro e Meet Moretta, con la finalissima votata online da 13.000 utenti. Ed è già tutto pronto per il Fuori Brodetto. Dal 17 settembre al 18 ottobre, zuppe di pesce a prezzo convenzionato in diversi ristoranti della provincia. Questo ci dà solo tante soddisfazioni perché quasi 20 anni di Brodetto ormai è una realtà della città, è una realtà della regione, tant'è vero che tra le cose che vorremmo proporre, tra i nostri obiettivi di Confesercenti, c'è quello che questo piatto col tempo diventi rappresentativo non solo della città di Fano, ma di un'intera regione, perché la nostra è una regione che merita un piatto di questo tipo e ci sono tutte le condizioni insieme alla regione Marche per lavorarci e per fare in modo che tutto, che fra qualche anno sia veramente così. Diciamo che il Brodetto è una di quelle identità forti che la regione Marche può esprimere, perché c'è in ogni città dove esiste una portualità, una marineria, e quindi è un piatto che ci può unire in tutti i modi in tutte le località della nostra bella regione. E in più ha un'altra peculiarità per la quale abbiamo creduto tutti quanti insieme, tutta la filiera istituzionale ha creduto in questo festival, perché è un modo per promuovere questa regione. Noi abbiamo bisogno di abituare i turisti a venire a scoprire le Marche per fare delle esperienze partendo da quelle enogastronomiche. Oggi il turista ha bisogno di fare esperienze emozionali, esperienze di provare qualcosa, di venire a degustare. Ecco, il Brodetto è senz'altro una di quelle motivazioni che rende appetibile il nostro sistema attrattivo per il turista, e quindi dobbiamo crederci, puntarci e farlo sempre crescere anche con dei partner istituzionali che ci affiancano come regione in questo grande progetto. Quando si parla di Brodetto a Fano è una cosa seria, lo è seria davvero, perché è un evento che si è consolidato, è maturato e ogni anno è cresciuto, sempre più apprezzato, ma ha un suo significato perché ha una radice profonda e un legame forte con il territorio. È un festival, questo festival delle zuppe di pesce, del Brodetto, significa legame con la storia della nostra città, legame con le tradizioni, con il mare, ma è anche moderno perché è un legame con la nostra enogastronomia, il valore, la valorizzazione dei prodotti di qualità, quindi un festival per tutti i gusti, un momento culturale, un momento enogastronomico e un momento anche di divertimento. La manifestazione riesce ogni anno di più a coniugare la valorizzazione turistica, ittica ed enogastronomica di Fano e non solo. I dati che ci dicono che i nostri alberghi sono esauriti, prenotazioni ci sono, prenotazioni nei ristoranti, perciò ecco anche i cooking show dei nostri chef che ormai da tanti anni propongono i loro piatti rivisitati sul pesce o sulla zuppa di pesce, in questi giorni abbiamo già raggiunto il massimo delle prenotazioni. È molto importante per questo territorio anche dare continuità a un'iniziativa del genere che va proprio a valorizzare al pieno quello che è il mondo ittico. Accanto a questo ho visto anche gli stand delle Prologo che valorizzano tutti i nostri prodotti enogastronomici. Credo che dobbiamo puntare su iniziative come queste anche per promuovere e difendere il nostro Made in Italy. Questi eventi servono non solo a divulgare ma anche a formare le nuove generazioni. Sono convinto che partecipando a iniziative come queste si potranno soltanto che apprezzare quelle che sono le nostre eccellenze. L'Italia si caratterizza proprio per le peculiarità enogastronomiche, dobbiamo puntare soprattutto su questo. Tanti sono stati anche gli ospiti che hanno calcato il palco del Pala Brodetto. Volti noti della TV come Roberta Capua, Federico Quaranta, Tinto e Marino Bartoletti, che è già pronto a tornare. Io sono onnivoro e quindi qua sento profumo di cose buone ed è il vero motivo per cui sono venuto. Se mi invitate io vengo già col tovagliolone perché sennò mi sporco tutto.